Un saluto da Pippo Vardelli, parliamo di basket di Assigeco Piacenza su Radio Sound e oggi lo facciamo con il coach dei Biancorossoblu, Umberto Manzo. Ciao coach, benvenuto. Ciao, buongiorno. Allora, partiamo commentando quello che è successo poche ore fa, partita casalinga con Torino. È una partita importante per voi perché insomma c'erano in palio due punti pesanti. Ve la siete giocata bene, secondo me, fino a metà del terzo quarto, poi però è arrivato un parziale di Torino e sostanzialmente vi siete un po' sciolti, ecco. Sì, diciamo che per gran lunga abbiamo fatto una grande partita, rispettando il piano partita sia in attacco che in difesa. I ragazzi sono stati bravi, soprattutto all'inizio, magari non in maniera esemplare, a rimettere la partita sui binari che la volevamo portare noi. E così lo è stato anche nel terzo quarto, quando siamo rientrati dallo spogliatoio. E purtroppo, come è accaduto già altre volte, nel momento più importante della partita abbiamo smesso di difendere, poi in attacco abbiamo smesso di giocare di squadra, forzando, soprattutto abusando anche un po' dal tiro da 3 punti quando non eravamo in una grandissima serata, ma soprattutto abbiamo smesso di attaccare l'aria come avevo chiesto, come avevamo fatto molto bene fino a quel momento lì, e soprattutto quando abbiamo difeso in maniera eccellente, con grande energia e con grande intelligenza, che ci ha permesso anche di andare in contropiedi. Ecco, sono stati un mix di un momento down nel momento più importante della partita, e come già è successo altre volte, poi quando la partita ha i suoi momenti abbiamo mancato un po' di leadership dentro il campo, e poi la palla pesante abbiamo smesso di segnare. E purtroppo, mi dispiace, lo dico perché ci tenevamo a tornare alla vittoria, non siamo riusciti a portarla a casa. Un grande dispiacere. L'hai detto tu, è già successo più volte in stagione. Ti chiedo come si fa a risolvere questo problema qua, o che passaggi bisogna fare per arrivare a risolvere questo problema. Di sicuro dobbiamo essere molto più lucidi nei momenti più importanti, però abbiamo tirato ancora una volta con delle percentuali veramente, veramente imbarazzanti, da 3 punti dei tiri liberi. Quindi ancora una volta ci ha tradito il tiro da fuori, molto spesso anche costruendo dei tiri importanti, ma così anche molto spesso anche in tiri fuori d'equilibrio o magari affrettati in un momento dove dovevamo gestire meglio della partita. Cosa deve cambiare? Dobbiamo cercare di trovare l'equilibrio in quel momento lì, e dentro della stessa squadra dobbiamo trovare la leadership che ci permetta di arrivare un po' più tranquilli nei momenti più importanti. Ripeto, abbiamo la necessità che questa squadra non si può permettere di giocare senza nessuno. I ragazzi stanno facendo un grande lavoro, ma purtroppo i risultati non arrivano. Questo è quello che si vede. Poi sicuramente la pressione in questo momento è tanta, però dobbiamo subito ripartire, cercare di tornare alla vittoria. In questo momento qua bisogna resettare subito, perché è inutile pensare a quello che potevamo fare quando non l'abbiamo fatto, o magari come lo abbiamo fatto in maniera diversa durante la partita. È il momento di risertare, pensare alla prossima, cercare di trovare l'entusiasmo e gli equilibri, perché sicuramente la situazione non è buona, non è serena, però non conosco altri metodi che continuare a lavorare in palestra e cercando di ritrovare la vittoria. Abbiamo la necessità di tornare a vincere. Ti faccio l'ultima domanda proprio sul prossimo impegno. Giocherete domenica sul campo di Forlì alle ore 18, campo molto caldo, molto bello anche, insomma, è un bel palazzetto in cui giocare. Ti chiedo cosa dovrete fare, ecco, visto che avete giocato poche ore fa, bisogna anche recuperare energie e l'avversario comunque richiede una prestazione importante. Come è successo nell'ultimo mese, che abbiamo giocato ogni 3 giorni, quando ho preso le squadre in mano, sicuramente arrivare in un momento così non molto buono, con 6 sconfitte, sicuramente non hai molto tempo per poter lavorare, o magari per cercare un po' di sistemare quanto io vorrei nella squadra. Però la situazione è questa qui.
e dobbiamo cercare, come hai detto te, di recuperare soprattutto l'energia mentale. Non è facile dopo una partita ancora un'altra volta che l'abbiamo vista sfuggire delle mani, però la pallacanestro questo ti dà subito un'altra possibilità. Noi dobbiamo andare a Forlì consapevoli dei nostri mezzi, soprattutto dei nostri mezzi, e cercare di fare una buona partita. Magari avendo un po' meno di pressione, visto che giochiamo fuori, però dobbiamo credere in noi stessi e soprattutto cercare di limitare questi momenti di up and down, soprattutto nei momenti più importanti della partita. Dobbiamo restare uniti per cercare di arrivare fino alla fine. Dobbiamo andare a Forlì con la consapevolezza di fare bene, di cercare di fare una partita, e abbiamo la necessità di vincere, e speriamo di fare una gara come la meritiamo e portarci 2 punti. Una partita che, come ho già detto, si giocherà domenica alle ore 18, Forlì contro ACGECO Piacenza, in diretta ovviamente, su Radio Sound. Nell'attesa di raccontarvela, grazie a coach Betomanzo per essere stato con noi e in bocca al lupo. Grazie a voi, Pio Lupo.